Buongiorno ragazze e bentornate sul mio canale YouTube. Oggi voglio parlarvi di un marchio cosmetico tedesco che si chiama Just Cosmetics, che è stato così carino da inviarmi questa pochette all'interno dei loro prodotti. Per quanto riguarda il marchio Just Cosmetics, innanzitutto voglio mostrarvi quello che è il loro sito. Attendiamo solo un attimo che la macchina lo metta a fuco. Il sito è enjustcosmetics.eu. Ovviamente è un sito bilingue tedesco ed inglese. Per quanto riguarda la linea di prodotti, ovviamente hanno una linea di prodotti Just Nails, una linea di prodotti Just Lips, quindi per le labbra, una linea di prodotti molto interessante Just Eyes e una linea di prodotti Just Face. Mi sembra ci siano tutte. C'è la possibilità di iscriversi a una newsletter qualora abbiate desiderio di essere sempre aggiornate sulle novità Just Cosmetics, e poi ovviamente abbiamo un'area del sito in cui si possono individuare i rivenditori del marchio. Io ovviamente ho indagato dove si possa reperire il marchio, ora ve lo dirò. In quest'area, diciamo, c'è la dichiarazione dell'azienda che ci dice che Just Cosmetics è un marchio, diciamo, che vende prodotti di bellezza con diciamo un design elegante e minimalista per le donne sicure che cercano, diciamo, dei cosmetici interessanti a dei prezzi soprattutto interessanti. È infatti sicuramente questo un marchio che appartiene alla fascia low cost, è un marchio molto economico. Tornando a dove i prodotti si possano reperire, questi prodotti innanzitutto si reperiscono in Germania e soprattutto nell'area di Amburgo, ma si possono anche acquistare sempre però per i residenti in Germania online. Già la Just Cosmetics ha intenzione di aprire un'area online probabilmente sul proprio sito, ecco perché invita youtuber e blogger come me a provare il marchio, ed è in questo senso che io sicuramente vi parlerò di questo prodotto. Come vi dicevo, questo è il sito, potete navigare e vedere che cosa hanno di interessante. Ma andiamo, come vi dicevo, ai prodotti. Apriamo la pochettina. Io voglio disporveli tutti qui affinché li vediate e poi ne parleremo insieme. Allora, all'interno della pochetta troviamo un ombretto mono Magic Chrome Eye Color. Lo mettiamo qui affinché lo vediate. Troviamo, vediamo, un mascara, appoggio qui la pochette in modo da muovermi meglio, un mascara mi sembra blu, vedete, Just Blue, quindi è un mascara colorato, questo è interessante perché non ho mai provato un mascara colorato. Poi troviamo un gloss, Ruby Red Liquid Lipstick, anzi, molto carino il design, guardate com'è sottile e poco cicciotto il contenitore, diciamo. Dopodiché troviamo questo che è un Cheek and Glow Blusher, quindi è un blusher per le guance, molto interessante. Ora vi farò ovviamente anche gli swatch, ragazze. E poi troviamo due, vedo, smalti. Il primo è un bel fucsia e il secondo è un melone. Anche di questi ovviamente vi farò gli swatch. Dunque li dispongo qui e vediamo di iniziare. Aggiusto un pochino la camera in modo che possiate avere, diciamo, l'immagine fissa sui prodotti. Poggio la pochette qui. Questa sicuramente è molto utile, la utilizzerò e cominciamo con gli swatch. Per quanto riguarda gli smalti, ho preparato qui un pezzettino di scotch e quindi ve li vado a mostrare. Questo smalto diciamo viene in confezione da 8 ml, ha una durata di 24 mesi una volta aperto ed il colore è 170 Be Graceful. Vediamo com'è il pennellino. Ah, il pennellino è molto molto sottile, questo non me l'aspettavo, e questo è il colore, è un colore abbastanza interessante, un bel fucsia simpatico soprattutto per l'autunno che arriva, per non, diciamo, incupirsi subito con colori molto scuri.
Dopodiché abbiamo il colore. Questa è un'altra linea, guardate, volevo farvi notare questo. Questo è della linea Colorazzi nel polish, questo è della linea Gummies nel polish. Cerchiamo di capire qual è la differenza. Allora, anche qui agito un pochino, apriamo e andiamo a fare lo swatch. Ah, il colore è molto carino, devo dire. È un bel melone giallo ocra, allegro, soprattutto io lo proporrei per Halloween, dove il color zucca, diciamo, va per la maggiore. Quindi questi sono i due smaltini. Dopodiché, non ci fermiamo qui, andiamo a fare lo swatch del liquid lipstick. Vediamo, il colore è Ruby Red. Quindi lo apriamo, la confezione è molto leggera, vediamo anzi se c'è scritto qualcosa. Allora, questo dura, è di 7 ml, dura 12 mesi dalla data di apertura. Andiamo a vedere lo scovolino. Lo scovolino è molto sottile. E questo è lo swatch. Piacevole lo scovolino, è molto morbido. Vi posso dire che è un bel corallo anche questo, ma ha delle note quasi, non so se si riesce a vedere, quasi fluo. È interessante, sembra abbastanza vellutato, piacevole sulle labbra. Dopodiché andiamo a vedere il mascara. Questo è il mascara, quindi dicevamo, e andiamo a vedere innanzitutto lo scovolino. Lo scovolino è questo, abbastanza grande, devo dire, non è in elastomero, è di quelli classici. La cosa interessante è il tono di blu che mi hanno inviato. Vediamo, io qui avevo fatto già uno swatch, ma ve lo mostro nuovamente dal vivo. Vedete, è un blu notte, mi sembra interessante perché con un colore del genere sicuramente potete dare intensità allo sguardo, ma dando allo stesso tempo un tocco interessante con un riflesso blu. Quindi questo lo proverò sicuramente in un tutorial. E lo vedrete all'opera, non vi preoccupate. Dopodiché andiamo a questo blush. Si tratta di Cheek and Glow Blusher nella colorazione 0,50 peony. La confezione è da 5 grammi. Una volta aperta, ha una durata di 24 mesi. Vi vado a vedere la consistenza. È abbastanza vellutata, devo dire. Eccola qui. Faccio uno swatch per voi qui sul gomito. Io l'avevo già fatti, ma li ripeto ovviamente per voi. Eccola qui, è effettivamente un rosa peonia, sembra molto gradevole. Anche questo ovviamente andrà visto all'opera. Comunque interessante la confezione, a me i blush in queste confezioni grandi piacciono molto. Ed infine, l'ultima cosa che mi hanno inviato è questo ombretto Magic Chrome Eye Color nella confezione. Ed è da 5 grammi e una durata da 12 mesi. Il colore è 0,50 Vision of Heaven. Lo apriamo ovviamente e lo swatchiamo. Allora lo swatcho con l'indice. È molto piacevole, la consistenza è molto piacevole. È un grigio con riflessi argentei celesti. Lo metto qui accanto al blush. Anche questo, ripeto, l'avevo già swatchato qui, ma lo voglio riswatchare per voi. Ecco qui la scrivenza, è un colore molto tenue, molto sottile, interessante. Ripeto, questo lo vedremo all'opera in un tutorial sicuramente. Queste ovviamente sono prime impressioni. Una cosa che mi fa piacere anche dirvi e che prima avevo dimenticato appunto di mostrarvi quando vi ho fatto vedere il mio iPod è questa. Allora, il sito su cui loro rivendono online al momento per la Germania è www.yambeautiful.de. Lo andiamo ad aprire insieme, giusto un attimo di pazienza, eccolo qua, e vedete si apre questo sito su cui fra l'altro vengono rivenduti vari prodotti, anche della Essence, vari prodotti tedeschi. Se volete navigate e troverete, ripeto, anche Just Cosmetic oltre ad altri marchi. Ragazzi, io spero che questo video vi abbia fatto compagnia, vi prego di lasciare come sempre un like se questo è avvenuto, di controllare qui sotto nell'info box dove indica il mio dito tutti i contatti ai miei social, in particolare al blog che è la pagina principale, Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Ragazzi, vi auguro un buon weekend visto che oggi è sabato e a presto. Ciao!